Bind e Pedullà, perché vi coinvolge sulle scommesse Gianluigi Longari, giusto? Aia. Gianluigi? Come domande no. Difficili per Pedullà e Binda. Sigla. Sisa. Vediamo allora insieme quali sono i consigli di Sisa al Match Point per costruire il multiplo vincente riguardo alle gare di domani. Se devo fare delle domande difficili a Pedullà e Binda, non parto quindi dalla prima multipla, dalla prima partita, quella tra Milan e Bate Borisov, perché Sisa propone un esito primo tempo e anche nel finale 1, vittoria del Milan sia nel primo tempo che a fine gara, quotato 1,46, pronostico abbastanza scontato. Un po' più complicato è invece cercare di intuire con quanti gol di scarto vincerà il Barcellona contro il Viktoria Plzeň. Sisa propone un over 3,5, ovvero almeno 4 reti in tutto l'incontro. Chiedo supporto a Nicola Binda. Decisamente sì, 4 gol che possono essere un po' del Barça e un po' del Victoria. Ma del Victoria credo pochi. Va bene. Tanti del Barça. Invece per quanto riguarda Alfredo Pedullà, la domanda riguarda la terza sfida proposta da Sisa al Match Point, ovvero quella tra Marsiglia e Arsenal. La proposta è un esito finale X, quotato abbastanza perché è 3,30, una quota ottima per gli scommettitori. Chiedo ad Alfredo se è un pronostico avverabile. Ma l'X mi piace, l'Arsenal mi sembra sempre un cantiere aperto, c'è l'aspetto ambientale, il Marsiglia, l'X va bene. C'è anche da considerare come l'Arsenal abbia l'infermeria piena, per cui è abbastanza probabile anche questo esito. Per quanto riguarda invece il totale della nostra multipla, concludiamo con le proposte di Sport Italia per completare il quadro. Le ultime due partite sono quelle tra Shakhtar e Zenit di San Pietroburgo, duello tra Lucescu e Spalletti. Noi puntiamo sul mister rumeno, quindi esito finale 1, quotato 2,10. Chiudiamo con Olympiacos Borussia Dortmund, doppia chance X2, quindi o vittoria del Borussia o pareggio, quotato 1,25. Con 10 euro, con questi 5 pronostici, se ne vincerebbero 205,83, comprensivi del bonus del 5% offerto da Sisa al Match Point per le multiple. Sigla. Eccole le scommesse, quelle giuste, anche se Pedullà non è...